Buonasera ragazzi e benvenuti nel mio canale Allevamento Amatoriale di Raffaele Esposito. Prima di iniziare con il nuovo video, vi invito ad iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanellina. Buonasera ragazzi e benvenuti nel mio canale Allevamento Amatoriale di Raffaele Esposito. Questa sera vi volevo presentare il diamante mascherato o diamante modesto, Neochimia modesta. Ragazzi, stavo formando le coppie e mi sono detto, mo facciamo un bel video sui diamanti mascherati. Come potete vedere, il diamante mascherato, il dimorfismo sessuale è evidente. Come vedete, solo il maschio ha quella piccola bavetta sotto il mento, sotto il becco, scusatemi, e mentre le femmine non hanno la bavetta. Qui abbiamo tre ancestrali, di cui due maschi, questi qua nel video che stiamo inquadrando adesso sono esattamente due maschi. In più, non so se riusciamo a farvelo vedere, ci sono questi qua che sono Agata e sono due femminucce. Vedete? Le femminucce hanno l'assenza di bavetta sotto il becco. E per quanto riguarda le femminucce, anche diciamo il caschetto di quel rosso vivace è meno esteso. Se riesco a farvi vedere, vedete la femmina, questa qui è meno acceso e di un colore rosso più spento, che mentre in realtà poi sull'Agata viene accentuata il caschetto, vedete? Però è meno esteso rispetto al maschio. Ragazzi, io trovo veramente affascinanti questo animale. E adesso procediamo a metterli in riproduzione e vediamo. Ah, i due maschi sono miei, due maschi miei. Dello scorso anno la mamma era un Agata come quelle mutate, quindi loro sono portatori di Agata essendo la mutazione sesso legata. E vorrei formare una coppia con femmina ancestrale, che sono per sicuro che non porta nulla, mentre un'altra femminuccia la voglio mettere con un maschio, lo voglio mettere con l'ancestrale, in modo che alla nascita dei piccoli saprò tutte le femmine Agata, tutti i piccoli Agata saranno femmine, perché essendo l'esso legata alla coppia. E un altro maschietto lo voglio mettere con gli Agata, e quindi farò indistintamente sia maschi che femmine Agata, mentre nella prima coppia farò solo le femminucce Agata. Beh, sono animali, anche se sottovalutati, io li ritengo un bell'animale. Peccato che ho iniziato a allevarli tardi rispetto agli altri animali, però secondo me meritano qualche attenzione. Guardate le zebrature da cui prendono il nome praticamente. E loro, insieme ai diamanti rufi cauda, fanno parte della famiglia dei Neochimia, che, se non mi ricordo, se non erro, insieme ai Neochimia c'è qualche altra specie che adesso mi sfugge, forse gli astri di Sydney, non vorrei sbagliarmi. Comunque, guardate questo maschio, io sono innamorato. Faccio vedere le due mutate, ma si spostano, vedete? Le due mutate meritano un po' di attenzione in più, ragazzi. Sono animali
particolari che a me piacciono tanto. Questo è il maschione in primo piano, che merita qualcosa in più. Beh ragazzi, io oggi preparo due coppie e vediamo come va a finire, come va a finire con loro. Speriamo di fare tanti bei piccoli e di portare sempre, se il Covid ci permette, di portare qualcosina in mostra. Ragazzi, che dire, se il video vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, adio.